sui sentieri di Delhi, che va rintracciato all'interno di un periodo invernale autunnale nell'ottica della stagione turistica. Poi c'è il teatro a cui ha fatto riferimento il consigliere Menardi, che è l'occasione anche in questo caso di ricordare il compianto Sergio Soldi, e soprattutto chi il sindaco chiaramente, che ha voluto fortemente che a Genova venisse attivata una scuola di formazione teatrale, quale Tommaso Cuomo. Pensiamo che il teatro sia un elemento distintivo delle tantissime sezioni che vengono realizzate all'interno del festival. Essendo il teatro, noi spingiamo, cerchiamo di investire risorse, cerchiamo di investire comunque anche personale, in grado comunque di poter arricchire quanto più possibile questa sezione. Per quanto riguarda invece la segnaletica stradale, e non mi soffermo sulla viabilità, visto che è stata ampiamente trattata nell'intervento che mi ha preceduto, invito il consigliere Cuomo a leggere queste quattro righe che sono a pagina 10, e che rispetto comunque al fortissimo investimento che metteremo a sostegno dell'implementazione dell'area urbana, con l'acquisto comunque di cestini che servono nelle piazze e nelle società marciapiedi, che ormai sono usurati dal tempo, la possibilità di poter comprare anche panchine tecnologiche, e un itinere in fase di realizzazione, il famoso piano generale degli impianti, che a breve vedrà la luce, con la possibilità di poter installare nuovi elementi di arredo, che la segnaletica stradale sono le frecce direzionali piuttosto che le pensili, in grado di poter garantire un maggiore equilibrio tra quelli che sono i componenti di arredo, in linea con un'armonia maggiore con l'ambiente circostante. Quindi ci tenevo a sottolineare tutti questi aspetti, anche a dare maggiori delucidazioni rispetto alle sollecitazioni, rispetto agli stimoli che sono venuti da questa discussione. Quindi ringrazio il consigliere La Camera per aver annunciato il convinto, orgoglioso voto favorevole a favore della proposta del giorno. Resta un po' perplesso rispetto al voto di astensione che è stato annunciato dal consigliere di minoranza. Quindi, detto ciò, pongo in votazione l'argomento così come posto all'ordine del giorno. Dall'assessore Milo, chi è favorevole? 8 favorevoli. Chi si astiene? 9 favorevoli, perdono. Chi si astiene? 4 astenuti. Per l'immediata eseguibilità all'unanimità. Quarto punto all'ordine del giorno: approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 ai sensi dell'articolo 227,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e dell'articolo 18,1 del decreto legislativo numero 118 del 2011. La parola all'assessore al bilancio Finocchio. Grazie. Dato atto che con delibera di giunta comunale numero 107 del 13 marzo 2023 e numero 52 del 4 aprile 2022 si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio 2022, previa verifica per ciascuno di essi delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione, delle ragioni che ne consentono il mantenimento e della corretta imputazione in bilancio, dato atto che la sopra richiamata deliberazione e la giunta comunale altresì ha approvato la variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale ai sensi degli articoli 3 e 4 del DLGS numero 118-2011, così come modificato dal DLGS numero 126-2014, preso atto che i risultati della gestione di cassa del tesoriere concordano con le scritture contabili dell'ente, come da prospetti allegati, e che il Comune Comunale ha reso il conto della propria gestione per l'esercizio finanziario 2022 ai sensi dell'articolo 233 del DLGS numero 267-2000 in data 30 dicembre 2022, protocollo 15505 ed ammesso a discarica con determina del settore finanziario numero 136 del 30 dicembre 2022 e verificato dal revisore unico dei conti con verbale numero 3 del 29 marzo 2023. Ritenuto necessario procedere ed approvare lo schema di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario
2022, nonché la relazione al rendiconto 2022, di cui agli articoli 151,6 del citato DLGS numero 267 del 2000, si propone di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato, di approvare il rendiconto della gestione 2022 e relativa relazione della Giunta Comunale resa con atto numero 42 del 23 marzo 2023 sulla gestione, di cui all'articolo 151,6 e articolo 231 del DLGS numero 267 del 2000, comprendente il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale e tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa legislativa, di approvare le risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico al 31 dicembre 2022, così come risulta dagli elaborati allegati, di dare atto che il rendiconto della gestione 2022 presenta le seguenti risultanze finali. Fondo cassa al 1 gennaio 2022 pari a 8.781.703. Saldo di cassa al 31/12/2022 pari a 10.958.331,28, con un risultato di amministrazione pari a 9.187.052,10. La composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2022 è la seguente. Somme accantonate 2.054.512,97. Fondi vincolati 2.170.342,75. Fondi per finanziamento spesi in conto capitale 632.899,27. Parte disponibile 4.329.297,11. Si propone inoltre di dare atto che i residui attivi e passivi inseriti nel conto del bilancio sono stati oggetto di riaccertamento. Giusta delibera della Giunta Comunale numero 37 del 13 marzo 2023 e numero 52 del 4 aprile 2023. Di dare atto, in relazione all'esercizio finanziario 2022, del rispetto degli equilibri di bilancio, così come dimostrato dal prospetto allegato al rendiconto della gestione 2022. Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori dei risultati di bilancio, di cui all'articolo 227,5 del DLGS numero 267 del 2000. Di prendere atto che, così come dimostrato dall'allegata tabella dei parametri dell'esercizio finanziario 2022, non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242,1 del DLGS numero 267/2000, di dare atto che l'indirizzo internet di pubblicazione dei comuni del rendiconto è quello del sito istituzionale del comune di Agerola, di prendere atto del parere favorevole espresso dal revisore dei conti sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 in data 5 aprile 2023, protocollo 4598. Di dichiarare infine la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 per l'urgenza di provvedere in merito. Grazie. Grazie Assessore Fusco, la parola a chi la chiede. Passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Di Capo, la parola. Nello qui ci va ovviamente a trovare del minuto, ovviamente prevedevo la lavorazione del bilancio di turismo che ovviamente è il prossimo momento della giornata sul quale il vice mi soffermerà qualche minuto di più. Mi sono permesso di recuperare la delibera del Consiglio Comunale numero 23 del 27 maggio 2022, allora quando ci viene sottoposto ovviamente il rendiconto 2021. Rispetto alle cose che mi modo di segnalare, che, di cui ovviamente poi sono state parte, diciamo, recepite, parte no, voglio solo evidenziare che in relazione, come ovviamente è noto a tutti, il conto del bilancio, lo stato patrimoniale, lo stato patrimoniale è una parte di inventario generale, diciamo. E all'epoca segnalai che non era stato aggiornato il
comunitario che era fermo nel 2014, ci fu un'ampia discussione sul punto e l'amministrazione ebbe modo di rassicurare il sottoscritto dicendo che era stata data in carico a questa società, che era in corso, io l'ho detto anche quando poi diciamo, fu messo a verbale all'epoca. Per questo siamo in piena definizione, penso che da qui a fine anno, nel momento in cui ci daranno questo rilievo, andremo a definire quello che è il valore. Ora, poiché ovviamente prima di intervenire, credo che con tutto il beneficio del caso, non c'è bisogno di evitare di fare dichiarazioni che poi possono essere smentite dai fatti, dalle ricerche che ho potuto effettuare, se non altro, dall'albo, ad oggi questo piano non è stato consegnato. Ad oggi l'inventario della generale beni comunali rimane ancora fermo al 2014. Le vostre rassicurazioni rese nel corso della seduta consigliare di un anno fa sono rimaste delle vane promesse. Poiché tutto questo ovviamente non sta a me ricordare, voi che avete esperienze amministrative sicuramente più ampie delle mie, quanto invece sia importante avere un inventario aggiornato. Fu detto all'epoca, consigliere Di Carlo, ma voi che non sappiamo quali siano i beni del comune. Diciamo che la risposta si commenta da sé, perché sapere o non sapere è un dato del tutto neutro rispetto a quello che è un documento contabile obbligatorio rispetto allo stato patrimoniale. Poi lo sappiamo, non lo sappiamo. Quello che è importante è il valore che viene assegnato alle proprietà comunali. All'epoca ricordo che fu anche precisato che molti di questi beni, si parlava del campo comunale, sono valori che non potevano essere ancora quantificati. Perché so che sono in fase di dichiarazione di voto, il mio tempo è limitato, sono 5 minuti, quindi mi manca un minuto, e dicevo, era in relazione al valore dell'opera. All'epoca ho detto questo, molte di queste opere sono state completate, qual è il valore che è stato assegnato oggi a quelle opere? Perché oggi abbiamo il nuovo segretario comunale, non sfuggirà al segretario comunale che per esempio rispetto, lo vedremo dopo, quando andremo ad analizzare il titolo terzo delle entrate extratributarie del bilancio di previsione, in particolare i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di proprietà del comune, abbiamo dei valori bassissimi, almeno per il 2023, per il 2024, a questo punto ci ritroviamo. Quindi, questo in relazione allo specifico punto. Per questo motivo, dicevo, il voto di astensione del gruppo di minoranza. Per le dichiarazioni di voto, vice sindaco Nomasco, che ha portato. Grazie al capogruppo Acampora per la consueta disponibilità. Ringrazio tutti i consiglieri comunali, ringrazio tutti gli uffici, ringrazio il revisore dei conti. Noi stiamo facendo un atto che non è banale, lo vorrei dire ai miei compagni di amministrazione, lo vorrei dire soprattutto ai cittadini. Siamo per votare un risultato di amministrazione, un conto consuntivo che certifica un risultato di amministrazione storica nella lunghissima e gloriosa tradizione del Comune di Agello. Io pure che siedo in questi banchi dal 93 sono curiosamente rappresentante dei cittadini agelloesi in questo consesso in varie forme. Non ricordo a memoria di aver mai potuto approvare un documento contabile di questa portata, di questa levatura. Vedo qui il ragioniere Acampora, che ringrazio sempre per il continuo e diurno sacrificio gratuito e volontario che mette a disposizione della collettività, pur essendo in pensione oramai da 10 anni. Lui insieme a me ha memoria un po' più lunga e più storica su questi dati. Penso che possa certificare che non si era mai visto un
un documento contabile di questa complessità, di questa portata, che portasse a un risultato di amministrazione di 9.187.000 euro, che portasse a un avanzo disponibile di 4.329.000 euro, che mettesse in campo un lavoro, vi ripeto, continuo, costante, di autunno, che va onore e merito non solo dell'amministrazione comunale, non solo degli uffici, ma di tutta la cittadinanza di Agea. Detto questo, una precisazione: i lavori della ricognizione del patrimonio sono stati fatti, i documenti sono stati consegnati agli uffici. Il dato che emerge da questo lavoro è che c'è bisogno di fare tutta una serie di accertamenti e di accatastamenti di suoli e immobili comunali, e questo comporta un lavoro ulteriore che l'ufficio tecnico sta facendo con molta difficoltà. Io devo ringraziare, l'ho già fatto, tutti gli uffici, ma devo dire che in questo momento si sta lavorando notte e giorno, buttando il cuore oltre l'ostacolo, provando a non perdere nessuna opportunità, provando a inanellare ulteriori successi per la Gerola e per la comunità gerolese. E questo lavoro che tutti quanti insieme stiamo facendo è un lavoro che è certificato nei numeri che stiamo per approvare, è certificato dai risultati, ma è sotto gli occhi di tutti quelli che vedono il fervore delle attività amministrative, vedono il fervore delle iniziative, vedono il fervore dei lavori pubblici. Chiaramente l'aggravio di lavoro sugli uffici è direttamente proporzionale a quelle che sono le iniziative che mettiamo in campo giorno per giorno. Allora, paradossalmente, siamo arrivati al punto che qualche dipendente un po' più birichino potrebbe augurarsi che le nostre attività non avessero il successo che continuano ad avere, il nostro impegno non avesse il successo che continua ad avere, e quindi iniziative che noi mettiamo in campo non fossero accolte favorevolmente dagli organismi superiori e il lavoro potesse scemare. Tutto questo al Comune di Agea non succede, ogni giorno si lavora per raggiungere nuovi obiettivi, ogni giorno si lavora con spirito di squadra, e di questo ringrazio particolarmente le persone che stanno dietro ai dipendenti, perché parlare dei dipendenti è cosa facile, parlare delle persone, guardare l'aspetto umano, condividere ansie, preoccupazioni, speranze, progetti, e vedere che queste ansie, queste preoccupazioni, questi progetti vanno in porto, va all'onore e merito di tutte le persone che credono nella buona politica e credono che la buona politica possa dare risultati per il Paese. Vi ripeto, questo è un conto consuntivo storico che voi avete insieme a me l'onore di votare favorevolmente. Non era scontato, non era facile. Certifichiamo all'interno di questi numeri, che sembrano sterili ma che rimarranno alla storia, quelle che sono le performance migliori dal punto di vista amministrativo di un'amministrazione che non spreca denaro, che non spende per il piacere di turno, che evita di centellinare risorse dividendole in tanti rivoli che possono portare qualche consenso populistico in più, ma appunto agli obiettivi grossi, e continuano a lavorare giorno per giorno per raggiungerli. Quindi siate orgogliosi di questo voto favorevole, come dovrete esserlo fra poco quando andremo a trovare l'imponente programma che ha legato al bilancio di previsione di quest'anno. Dichiaro il voto favorevole del gruppo Nuovamente a Cero. Grazie. Grazie, vogliamo in votazione l'argomento così come proposto dalla
assessore Fusco, chi è favorevole? 9 favorevoli, chi si astiene? 4 astenuti, per l'immediata eseguibilità ad unanimità. Quinto e ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio 2023-2025 e dei relativi allegati. La parola all'assessore al bilancio, Filomena Fusco. Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti locali territoriali ed in particolare l'allegato numero 4 concernente la programmazione. Richiamato il decreto legislativo 10 agosto 2014 numero 126 che, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il DLGS numero 218-2011 e il DLGS numero 267-2000 al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata. Visto l'articolo 1, comma 75 della legge 29 dicembre 2022 numero 197, legge di bilancio 2023, che prevede la scadenza dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, che è prorogato al 30 aprile 2023. Tenuto conto altresì che per l'esercizio 2023 la redazione del piano economico finanziario deve essere effettuata sulla base della metodologia approvata da ARERA, da ultimo aggiornata con la deliberazione numero 363 del 3 agosto 2021, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025. Tenuto conto che l'ente territorialmente competente ha validato con determina del direttore generale Eto, 3, numero 68 del 6 maggio 2022, il PEF 2022-2025, annualità 2022-2023, acquisito in data 10 maggio 2022 al protocollo numero 5489. Per un ammontare complessivo di euro 1.179.235 per l'annualità 2023, di cui 831.794 relativi alla copertura dei costi variabili e 347.441 per quelli fissi. Tenuto conto altresì che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unico comunale, di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, numero 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti tali e l'imposta municipale propria IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 e 783 della legge numero 160-2019. Dato atto che il DUP nella seconda parte della sezione operativa comprende quanto previsto dal DM 18 maggio 2018 in materia di personale, patrimonio, lavori pubblici, piano alimentazione e valorizzazione, programma biennale delle forniture, piano degli incarichi e consulenze. Dato atto che con deliberazione di giunta comunale numero 180 del 5 dicembre 2022 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023, nonché il programma biennale di forniture e servizi anno 2023-2024. Dato atto che con delibera di giunta comunale numero 183 del 7 dicembre 2022 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 e il relativo piano occupazionale anno 2023, che con delibera di giunta comunale numero 147 del 27 ottobre 2022 è stato approvato il correlato piano di fabbisogno di personale a tempo determinato, finalizzato ad acquisire nell'organico dell'ente personale in possesso di specifiche professionalità per l'attuazione degli interventi previsti dai progetti connessi al PNRR, che con deliberazioni di giunta comunale numero 190 del 13 dicembre 2022 si è provveduta ad approvare il piano integrato di attività di organizzazione per il triennio 2022-2024. Preso atto della sostanziale invarianza per l'anno 2023 degli aliquote tariffarie dei servizi e dei tributi comunali, come la manovra finanziaria dell'ente che trova espressione nei dati di bilancio di previsione 2023-2025 e così come dalle delibere di giunta comunale di seguito elencate, numero 17 del 9 febbraio 2023 di approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2023, che ha sostituito tutti i tributi minori, TOSAP, diritti di affissione e pubblicità, il cui regolamento
è stato approvato in delibera di Consiglio Comunale numero 12 del 19 maggio 2021, numero 18 del 9 febbraio 2023, con la quale sono state confermate le tariffe per l'anno 2023 per l'uso dei locali comunali e dei servizi a domanda individuali e non. Numero 162 del 15 novembre 2022, sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada per l'annualità 2023. Numero 19 del 9 febbraio 2023, di conferma delle tariffe per l'imposta di soggiorno per l'anno 2023. Numero 163 del 15 novembre 2022, sulla destinazione dei proventi di concessioni edilizi e operisti a costruire da sanzioni in materia urbanistica, edilizia e condono, ai sensi della legge numero 10 del 28 novembre 1997 per l'anno 2023. Numero 58 del 6 aprile 2023, di approvazione dello schema del documento unico di programmazione anno 2023-2025. Viste le seguenti delibere di Consiglio Comunale, numero 55 del 30 novembre 2022, sulla ricognizione della quantità e qualità delle aree fabbricate per l'anno 2023, numero 59 del 30 novembre 2022, con la quale sono state confermate per l'annualità 2023 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili già vigenti per l'anno 2022, la numero 58 del 30 novembre 2022, con la quale è stata confermata per il corrente anno 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,7%, con una soglia di esenzioni pari ad euro 9.000. La numero 56 del 30 novembre 2022, di approvazione del programma degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione per l'anno 2023. La numero 57 del 30 novembre 2022, di approvazione del piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari per l'anno 2023. Numero 30 del 30 giugno 2022, di approvazione del documento unico di programmazione anno 2022-2024. Preso atto che con delibera di giunta comunale numero 23 del 5 gennaio 2023 è stato approvato l'avanzo presunto 2022 e la determinazione delle quote vincolate, e che con deliberazione di giunta comunale numero 42 del 23 marzo 2023, rettificata ed integrata con deliberazione di giunta comunale numero 53 del 4 aprile 2023, è stato approvato lo schema del rendiconto della gestione 2022 e relativi allegati. Dato atto che dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2022 allegato agli atti di cui sopra richiamati scaturisce un avanzo di amministrazione di 9.187.052,10, di cui 2.054.512,97 accantonato e 2.170.342,75 vincolato, 632.899,27 destinato ad investimenti e 4.329.297,11 disponibile. Dato atto che il Comune di Agerola non è un ente strutturalmente deficitario, visto lo schema di bilancio di previsioni finanziarie 2023-2025, corredato dalla nota integrativa e degli ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente in materia, approvato con delibera di giunta comunale numero 60 del 14 aprile 2023 ed elaborato in base alle linee strategiche contenute nel DUP, che comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e di applicati allegati alla DLGS numero 118-2011, vista la relazione dell'organo di revisione resa ai sensi dell'articolo 239 lettera B del DLGS numero 267-2000, acquisita dal protocollo 5140 in data 19 aprile 2022, allegata al presente provvedimento, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell'articolo 49 del DLGS numero 267-2000, si propone di approvare ai sensi degli articoli 151 e 162 del DLGS numero 267-2000 il bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2023-2025, nonché i relativi allegati previsti dall'articolo 172 del DLGS numero 267-2000 e dell'articolo 11,3 del DLGS numero 118-2011. Di far proprie tutte le deliberazioni richiamate in premessa, di dare atto che è stato rispettato in termini previsti
istituzionale l'obiettivo definito dalla vigente normativa in tema di equilibrio di bilancio 2023-2025. Di dare atto che la misura dell'indennità spettante agli amministratori comunali per gli anni compresi nel bilancio di previsione è adeguata alla normativa di aggiornamento introdotta con l'articolo 1, commi da 583 a 587 della legge 234 del 30 dicembre 2021. Di dare atto che il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dalla normativa di finanza pubblica e di armonizzazione contabile. Di inviare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, legge giugno 2011, numero 118, i dati relativi al bilancio di previsione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, numero 196. Dichiarare, infine, in separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del DLGS numero 267/2000. Grazie. Grazie, assessore Cusco. La parola a chi la chiede per il contributo di Davide. Grazie, signore. Il bilancio di previsione non sfugge a nessuno, ovviamente, probabilmente l'anno più importante rispetto al quale l'amministrazione e l'intero consiglio comunale è chiamato pronunciarsi per verificare quello che sono le linee programmatiche, soprattutto gli impegni di spesa, ovviamente le previsioni di entrata, per quello che non soltanto il bilancio corrente, cioè quello del prossimo anno, ma soprattutto quello dei prossimi tre anni. Quindi noi oggi siamo chiamati a approvare quello che è il programma sostanzialmente sul quale l'amministrazione è chiamata ad essere valutata dai cittadini prima di tutto e ovviamente per quello che ha messo in campo e per quello che intende mettere in campo soprattutto in relazione ai settori di intervento che fanno parte delle diverse missioni e programmi che fanno parte del bilancio. Prima di entrare nel merito, perché sarebbe troppo lungo ovviamente affrontare le molteplici dinamiche e soprattutto i molteplici interventi che sono oggetto del corposo bilancio, vorrei chiedere all'assessore, approfitto anche della presenza del dirigente del settore finanziario, che ringrazio per essere qui stasera con noi, per chiedere qualche chiarimento. Leggendo la relazione del revisore dei conti, rilevo che si fa riferimento a alcuni debiti fuori bilancio ancora in corso di istruttoria. Volevo chiedere eventualmente se poteva chiarirci quali erano questi debiti fuori bilancio che allo Stato sono in corso di istruttoria. Lo dico perché noi stiamo approvando un bilancio ovviamente non per responsabilità dell'amministrazione, ovviamente la normativa ha consentito un dilazionamento dei termini per l'approvazione del bilancio, ma siamo a due giorni dalla scadenza, un bilancio di previsione di quello che si deve fare, lo stiamo approvando entro il 30 aprile, quindi abbiamo 4 mesi di attività che in realtà abbiamo dovuto programmare prima, ma che sono già stati, che sono già andati via senza che questo bilancio fosse stato approvato. Naturalmente tutto è legato alle dinamiche, alle tempistiche che hanno portato oggi ovviamente alla riforma normativa che vi è stata ovviamente lo slittamento dei termini complessivi. Lo dico perché da qualche parte ho sentito dire, ma probabilmente anche per esempio rispetto all'intervento che ha fatto il consigliere Cuomo a proposito dell'imposta di soggiorno, sì, ma voi forse avete letto, non avete letto, in realtà abbiamo letto, abbiamo cercato di essere attenti rispetto a tutti gli interventi, molteplici interventi, soprattutto nel settore delle, diciamo, delle opere in conto capitale, delle opere pubbliche che sono corpose, che costituiscono, diciamo, la maggior parte dell'impegno finanziario di questo bilancio. E proprio questo, diciamo, è un primo dato che ci permettiamo comunque di segnalare. Cioè, se io guardo il bilancio dell'anno di previsione dell'anno precedente, certamente abbiamo un segno più che naturalmente va letto in relazione a quelle che sono stati anche
gli interventi e gli acconti che sono stati versati in conto CAS del 10% sui finanziamenti del PNRR, che naturalmente porta a leggere un dato sicuramente positivo sotto il profilo numerico. Certamente i fondamentali del bilancio sono tutti positivi, è un dato innegabile, su questo credo non ci sia discussione sorta. Il punto è un altro, il punto è un dato ovviamente strettamente politico, di scelte strategiche e di spese, di direzione degli interventi, quindi della spesa, di orientamento della spesa rispetto agli interventi. Io dicevo, ho guardato il bilancio dell'anno precedente, io ho guardato questo bilancio per capire quali variazioni sostanziali vi fossero state, per capire in che direzione si muoveva l'amministrazione rispetto ad alcune cose anziché ad altre. Dopo evidenzierò questo, ovviamente, soprattutto per chi ci ascolta e ha la pazienza e la volontà di comprendere, al di là dei numeri che spesso dicono poco o sono di difficile comprensione per chi non è addetto ai lavori, però dicono molto rispetto a quello che è la ratio che ha ispirato l'azione amministrativa, e cioè questa è un'amministrazione molto concentrata, e ovviamente fa bene, su quello che sono le opere pubbliche, concentrata a intercettare ovviamente tutte le opportunità che oggi il PNRR offre e che qui, come penso tutti i comuni d'Italia, sta beneficiando di soldi a pioggia che stanno arrivando per gli enti locali, quindi in un periodo di vacche grasse, direi, lo diceva proprio il consigliere Agamben, lo ringrazio per l'onestà intellettuale manifestata nel corso del suo intervento, forse qualche anno fa ci sarebbero stracciate le vesti per avere anche 40.000 euro, 50.000 euro, oggi arrivano milioni nelle casse comunali. Certamente qualcuno dirà, ma non arrivano per caso, arrivano perché ci sta qualcuno che lavora, e ci mancherebbe che non lavorasse. Noi ringraziamo ovviamente gli impiegati, i funzionari, i dirigenti, ma questo è il loro lavoro, non ce lo dimentichiamo. Certo, si può fare in mille modi diversi, si può fare con passione, con dedizione, si possono fare gli straordinari, e questo lo sappiamo, che la nostra amministrazione, soprattutto la macchina amministrativa comunale, è incommiabile da questo punto di vista, e sicuramente il nostro applauso va a loro. Va anche naturalmente la indicazione rispetto ad altri tipi di interventi che a nostro avviso invece oggi vengono trascurati. Perché? Perché leggendo quello che sono i settori di intervento delle opere pubbliche, per esempio sui 21 milioni di euro che complessivamente costituiscono la sommatoria di tutto quello che dovrà essere fatto, noi rileviamo un dato. Trascure, polo dell'infanzia, campo di calcio, rifacimento dei palloni, interventi diciamo di messa in sicurezza del rischio idrogeologico e altri interventi importanti di rifacimento di strade, colonia montana, lo ricordava prima l'assessore Mille, l'entopene ed altri interventi in questo momento di scuola, ma naturalmente non sottomando la tabella di tutte le opere pubbliche. Fondamentalmente noi abbiamo un paese che bene fa ovviamente l'amministrazione a concentrarsi su questo, trascura a nostro avviso altri settori di intervento. Si dirà, anzi è stato detto proprio espressamente, non abbiamo la bacchetta magica, ci dovete fare un applauso. Diciamo che questa è una retorica che ad ogni consiglio comunale rimane invariata, e facciamo un applauso, facciamo l'applauso. Io credo che non è peraltro questo l'intento, perché siamo tutti convintamente orgogliosi del nostro paese, siamo tutti convintamente contenti che quando qualcuno viene qui da Genova ovviamente trova un paese che offre una serie di possibilità di
diversa natura, un paese che sta crescendo, un paese che si distingue spesso anche dagli altri paesi dell'Interland napoletano, che naturalmente sono vittime di ben altre problematiche. Però ci dobbiamo pure confrontare con la realtà, perché se non guardiamo a quelle che sono poi le criticità che noi volte abbiamo cercato di sottoporre anche in sede di assemblea consiliare, e non guardiamo a quelle che sono le criticità, certo, si dirà, ma che cosa può fare l'amministrazione se la sanità regionale campana sta nella situazione in cui si trova oggi? Se un cittadino, non solo a Genovese, ma anche un cittadino di un altro comune campano non riesce ad arrivare a fine mese, non riesce a curarsi perché i centri convenzionali a fine mese hanno finito il budget e noi non siamo nella condizione di dare la possibilità ai nostri cittadini spesso di fare gli accertamenti diagnostici perché mancano le risorse. Se non c'è una autoambulanza che in maniera fissa sta sul paese, si dice ma che cosa c'è nel comune, consigliere di campo, che cosa ci vuole venire a dire? Noi oggi dobbiamo parlare del bilancio, e del bilancio stiamo parlando, sì, del bilancio stiamo parlando. Perché quando un ente decide di prendere dall'avanzo di bilancio determinate risorse per destinarle ad una missione piuttosto che a un altro, un progetto piuttosto che a un altro, fa una legittima operazione di scelta di politica finanziaria che è una sua prerogativa. Rispetto a questa legittima scelta, io credo che sia anche compito dell'opposizione, per farlo nei modi e nei tempi che ovviamente la legge gli attribuisce, avremmo potuto fare degli emendamenti nel nostro bilancio, avremmo potuto chiedere di spostare delle risorse da una missione all'altra, delle azioni, sappiamo bene che la legge dei numeri ovviamente ci vede sempre concreto, quindi difficilmente avremmo ottenuto o sortito il risultato. E lo dico senza infingimenti, perché credo che un'operazione di questa, al di là dei tempi che credo erano praticamente proibitivi quantomeno, no? Per un confronto serio su queste cose, dicevo, non è stato fatto, non perché quando poi si parla di medaglie, si parla di applausi, io penso che appunto proprio perché parliamo di cose serie, proprio perché il bilancio è una cosa seria che interessa tutti i cittadini ragionati, sarebbe stato strumentale venire qui a fare l'emendamento, poi casomai farti un manifesto domani mattina, di noi abbiamo proposto questa cosa, ce l'hanno bocciata, ma alla fine non avremmo portato a casa nulla. Ripeto, è una questione di metodo, perché su certe scelte probabilmente, ma questo ovviamente compete alla responsabilità e alla sensibilità di ognuno, su certe scelte strategiche probabilmente, soprattutto relative a grandi scelte di bilancio, da dove ci fosse stato un confronto, avremmo potuto dare il nostro contributo e probabilmente anche le nostre proposte. Questo, come sempre, da quando si è insediato almeno il nostro gruppo consigliare, non vi è mai stato, non c'è stato mai in nessun momento nel quale il gruppo di opposizione è stato chiamato ad una verifica sui temi, ovviamente, relativi alle scelte di programma, soprattutto in tema di bilancio, che sono, credo, le uniche prerogative che competono ai consiglieri comunali, tutti di maggioranza e di minoranza, e chiaramente avremo negli 8 giorni che ci hanno separato dalla seduta odierna, potuto presentare degli emendamenti. Se ci sono stati degli emendamenti, raffazzonati. E allora che cosa volevo precisare? Volevo precisare che, per esempio, rispetto alle previsioni di spesa del 2023, in particolare per le missioni che ho letto nel bilancio, ci sono dei dati che ancora una volta, fondamentalmente, a parte qualche piccola oscillazione che specificherò, sono rimasti gli stessi dell'anno scorso. Sono rimasti gli stessi dell'anno scorso perché fondamentalmente l'impianto generale di questo bilancio è rimasto lo stesso dell'anno scorso. Quello che è cambiato sono le risorse in più che sono pervenute al bilancio dal PNRR, sulle quali ovviamente si dirà questa amministrazione ha lavorato molto, ha lavorato perché abbiamo fatto noi i progetti, ci sono stati accolti questi progetti, abbiamo ottenuto questi finanziamenti, certo, questo è indubbio. Ovviamente i risultati di tutto questo si vedranno negli anni, innanzitutto quando verranno realizzate queste opere, ma soprattutto quando arriveranno gli altri
gli altri soldi, no? Le altre risorse che serviranno per realizzare questa cosa. Perché sto dicendo questo? Perché voglio far perdere tempo a qualcuno, perché voglio fare la sterile polemica. Io non sto a mentirlo, perché naturalmente sarebbe quantomeno stupido da parte mia fare delle sottolineature personali. Gli applausi non li chiederò per me. Credo invece che il mio compito e il compito dei consiglieri di minoranza sia quello di evidenziare quali potrebbero essere per il futuro, per le prossime annualità, le direzioni rispetto alle quali invitiamo l'amministrazione ad essere più attenta, più puntuale e soprattutto ad impegnare le risorse concrete affinché si possa dare anche attuazione a qualche altro progetto che possa interessare anche qualche cittadino che probabilmente rispetto alle opere pubbliche è altrettanto interessato, ma che naturalmente non ne vedrà immediatamente i risultati. Realizzare un'opera pubblica, nonostante la riforma del codice degli appalti, che ovviamente agevolerà moltissimo questa amministrazione e tutti gli enti che dovranno gestire queste risorse per le note modifiche che sono intervenute, certamente comunque non comporterà dei tempi immediati, si parla di anni, anni e anni. Quindi torniamo un attimo a quello che è il nostro bilancio. Vedo che nella missione 7, per esempio, e questa è un'altra cosa che volevo chiedere all'assessore, è stata appostata una risorsa di 290.525 euro per la valorizzazione del turismo. Volevo chiedere all'assessore, ecco che è anche responsabile, in che cosa pensate di impiegare queste risorse relative alla valorizzazione del turismo, al di là di tutti gli altri interventi, diciamo no, perché una volta messa lì. Missione 9, i parchi naturali. Zero. Diciamo che anche lì non è stato impegnato un euro. Si dirà probabilmente i parchi ne abbiamo diversi, dei parchi comunali che credo meriterebbero una valorizzazione. Per il passato si è dovuto parlare di tanti interventi di viste ciclabili, di interventi di valenza sul punto zero. Missione numero 10, il trasporto pubblico locale. Ebbene, sabato prima di passaggio abbiamo preso qui le ragazze qua, che aveva la fortuna di avere un mezzo autonomo, poteva spostarsi, che non ce l'aveva, stanno partiti. Oggi abbiamo questo mezzo importante, questo servizio di trasporto locale che è mia, ma è un servizio di trasporto che però funziona solo d'estate. Probabilmente, si potrebbe pensare di farlo funzionare anche d'inverno, visto che è un paese, insomma, che d'inverno ne potrebbe avere altrettanto bisogno. Perché non è vero che il servizio di trasporto locale debba essere solo strumentale e funzionale ai turisti o a quanti vengono a soggiornare nel periodo estivo. Cioè, è ancora più importante in quel periodo. Ma perché no? Tanti ragazzini, tanti giovani, il sabato sera, la domenica sera si spostano, come dico io, forse perché c'è ancora un figlio piccolo, potrebbe beneficiare di un servizio serio di trasporto pubblico locale. E forse su questo l'amministrazione dovrebbe cominciare a pensarci seriamente, impegnando delle risorse. Missione numero 11, protezione civile. Ho guardato l'intervento sempre dell'anno scorso, noi evidenziamo che sulla protezione civile in realtà non eravamo impegnati risorse, sono pochi spiccioli. Questa volta invece forse è stato fatto qualche progetto di acquisto, immagino, per dotare la protezione civile di dispositivi di sicurezza o di strumentazione. Ho visto che sono stati impegnati 30.000 euro in più rispetto ai 1.000 e di sparire dell'anno scorso. Chiedevo a cosa erano destinate queste risorse. Missione 12. Rimane anche qui una nota amara. Disabili zero. Ricordo la risposta all'epoca molto puntuale dell'assessore Regina Libri, che se vanno sui disabili abbiamo ovviamente altre forme di finanziamento nell'ambito, abbiamo impegnato, era fatto, ma naturalmente la voce rimane sempre zero. Zero era prima e zero è rimasta la voce. Per gli anziani, ancora una volta zero. Perché
per gli anziani, visto che sono tra le categorie di fragili, non si è pensato tra le varie opere pubbliche, piccole opere pubbliche, che non dividono chissà quali investimenti, di fare un campo di bocce o di fare qualche altra piccola struttura nei quali gli anziani possono ritrovarsi, visto che diciamo i luoghi di aggregazione per anziani nel nostro paese non è che ce ne sono. Al di là di qualche bar, ma anche i bar per fortuna si sono evoluti molto, non c'è quella concezione dei vecchi bar dove i vecchietti andavano a fare la partita di 3-7 e rimanevano a dialogare forse per l'intera giornata. E allora forse l'amministrazione dovrebbe farsi carico anche di offrire agli anziani qualche opportunità in più, andando a mettere qualche euro, visto che i numeri sono così positivi, visto che ci sono queste risorse disponibili anche nell'avanzo di bilancio, forse bisognerebbe pensare anche a questo. Per la casa, perché dice, ma tu mi vieni a dire questa cosa, oggi la casa, zero? È proprio perché lo sviluppo turistico degli ultimi anni, che certamente è anche fondamentalmente la conseguenza dell'impegno che è stato profuso nella promozione turistica del nostro paese, e ripeto, è un fatto indiscutibile, nessuno lo contesta, è sotto gli occhi di tutti, lo ribadisco ancora una volta di più, però ha portato anche delle problematiche. Dice, ma che cosa ci viene a dire? Portate, noi portiamo i turisti, portiamo la soldi, portiamo l'economia, ha portato dei problemi, portato anche perché, come ogni cosa, ha il suo risvolto della medaglia. E qua a cosa faccio riferimento? Faccio riferimento alla difficoltà per tanti giovani, per tanti giovani coppie, di reperire qualche abitazione, spesso in locazione, dove poter avere un alloggio, perché quasi tutte le abitazioni libere di Agella si sono trasformate in B&B e molte giovani coppie trovano grandi difficoltà a reperire, giovani coppie che ovviamente non hanno la disponibilità di una propria abitazione di proprietà, trovano difficoltà a reperire un'abitazione presso la quale potete andare ad abitare. È un grosso problema questo Agella, che ovviamente è, ripeto, l'altra faccia della medaglia, perché alla fine bisogna, qualcuno dirà, bisogna scegliere il turismo oppure poi il paese dove ci andiamo a fare la 167 degli alloggi di edilizia popolare. Ma tra gli alloggi di edilizia popolare e tra il turismo, voglio dire, che esclude anche delle opportunità per i giovani, forse c'è qualche via di mezzo che potremmo pensare di percorrere. E su questo noi come consigli ci permettiamo di sollecitare l'amministrazione affinché su questo possa ritornare nella prossima previsione di bilancio, nei prossimi interventi che andrà a riprogrammare. Missione numero 13, che credo, rimanendo sulla missione numero 12, mi piace ancora evidenziare questo zero nella spesa delle pensioni di spesa per l'associazionismo. È un dato importante, perché il dato della partecipazione, il dato della, in qualche modo dell'associazionismo ad Agenova è un dato importante. Tante associazioni sono spesso presenti con iniziative, con tante manifestazioni che spontaneamente e con risorse proprie promuovono anche nell'interesse del comune. Tra queste anche un'associazione come Agenova nostra, che nel corso degli anni ha sviluppato tante iniziative a proprie spese. Perché il comune non pensa di essere più vicino in maniera concreta alle tante associazioni che stanno sul territorio? Questo credo testimonierebbe la capacità di ascolto, la pluralità e la partecipazione rispetto alle iniziative che naturalmente coinvolgono le associazioni presenti sul territorio. Missione numero 13, tutela della salute. Nel 2022 c'erano 1.000 euro. Chiaramente questo aspetto è stato un aspetto sul quale ci siamo soffermati a lungo e sul quale sono ritornato anche oggi per evidenziare ovviamente quello che abbiamo anche detto attraverso una mozione che avevamo modo di sottoporre all'Assemblea Consiliare, una mozione che poi si concluse con una votazione unanime, ricorderà il sindaco,
rispetto alla quale però oggi i risultati, ahimè, spiace dirlo, sono rimasti sempre gli stessi, cioè zero. Non abbiamo ancora l'auto medica, non abbiamo avuto nessuna implementazione rispetto alle risorse che dovevano arrivare a supporto dell'assistenza domiciliare. Abbiamo ancora oggi il problema della disponibilità dell'autoambulanza del 118, che ovviamente sappiamo bene non è competenza comunale, ma rispetto alla quale furono date ampie rassicurazioni da questa amministrazione, però i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Oggi abbiamo messo 13.000 euro. Io non vorrei chiedere, anzi chiedo espressamente, spero che ottenete questa volta risposta, perché per esempio il quesito posto al consigliere Medaglia all'inizio del suo intervento, ho visto solo un assordante silenzio da parte dell'amministrazione che non ha inteso rispondere. Quantomeno per rispondere ai cittadini, se non altro perché quando un consigliere di minoranza pone degli interrogativi all'amministrazione non lo fa per sé, ma lo fa in nome e per conto di quei cittadini che lo hanno investito di questo ruolo e a cui credo doverosamente, oltre che per buona educazione, va dato una risposta. Quindi la domanda è questa: a cosa sarebbero o sono destinati questi 13.000 euro impegnati nella missione 13 relativa alla tutela della salute? Missione 14, artigianato e commercio. Ancora una volta zero. Così come nella missione 16 invece c'è stato uno scatto in avanti per l'agricoltura. L'agricoltura nel precedente bilancio veniva appostata con una cifra di 4.000 euro che ci sembrava effettivamente una cifra incongrua rispetto a quelli che potevano essere, diciamo, gli impegni che l'amministrazione avrebbe potuto profondere, i progetti che avrebbe potuto sostenere per l'agricoltura sfidata. Noi siamo impegnati anche in altri consorzi, tipo il GAL, oggi per esempio c'è l'assemblea del GAL, ne stiamo parlando. E sul GAL, il comune, quale socio dell'associazione, ovviamente partecipa ai bandi che vanno a sostenere l'attività, anche l'attività agricola, ma un conto è il GAL, che è una società partecipata, e un conto è il comune. Il comune che fa per l'agricoltura? Poi si dirà, ma noi abbiamo fatto tanto, noi stiamo facendo per il turismo, noi stiamo facendo... È una scelta. Certamente lo sviluppo turistico del paese è un dato innegabile, è un dato significativo, è un dato fortemente condiviso anche dai consiglieri di minoranza. Ma credo che oltre al turismo, a questo tipo di turismo, noi non possiamo dimenticare le radici del nostro paese, le radici legate all'agricoltura, legate alla zootecnia, che è un dato importantissimo. Certamente in quest'anno siedono imprenditori che conoscono molto meglio di me la materia, rispetto ai quali non mi permetto neanche di azzardare consigli, ma che non potranno smentirli, e se potranno smentirli lo invito a farlo. Troveranno sicuramente difficoltà a reperire disponibilità, per esempio, di stalle o soprattutto di capitali di bestiame della mucca a Genovese. Certo, tutto questo è legato anche a un'altra problematica che non va affrontata in questa sede, che ovviamente è legata al PUC e al PUC, che ovviamente impongono dei limiti rispetto ai quali immagino l'amministrazione si stia fortemente impegnando per dare un po' di opportunità a quanti vogliono investire anche in questo settore. Ma oltre ai grandi imprenditori, gli imprenditori del settore caseario, che hanno ovviamente interesse, immagino, a implementare la loro attività, io penso anche a qualche giovane che vuole tornare a fare questa attività, vuole ritornare a un allevamento, diciamo, di tipo domestico, che oggi ha difficoltà e che probabilmente, se in questo sostenuto dall'amministrazione, potrebbe trovare qualche ulteriore aggiornamento. Allora, sull'agricoltura invece avete messo 50.000 euro in più
rispetto ai 4.000 impegnati l'anno scorso. Volevo chiedere ovviamente all'assessore a cosa pensavate fosse destinato questi fondi nel settore dell'agricoltura. Grazie per il momento. Grazie, la parola che la chiede assessore Emilio, per facoltà, prego. Allora, intanto grazie a tutti nuovamente, perché l'attenzione sul punto che saremo tra poco voteremo è la fotografia di quella che è la scelta dell'amministrazione di impegnarsi, di valorizzare proprio territorio e di scrivere numericamente, quindi tradurre i numeri, quella che è la volontà, insomma, che sono le scelte che passano dall'impegno degli uffici e dei consigli comunali di tutta la giunta. Ovviamente io ringrazio in primis proprio per l'aderenza all'argomento l'ufficio tributi, l'ufficio dottor Rocco Magledo, la dottoressa Campora, che come sempre mostra la sua dedizione, la sua voglia di darsi ancora alla nostra comunità, insieme anche insomma, ai giovani, alle non giovani leve che collaborano e che ci permettono una gestione che veramente è trasversale, quell'ufficio diventa l'imbuto di tutte le istanze, di tutte le esigenze dei cittadini, ma non solo, è la traduzione di tutte le volontà politiche. Non era scontata l'approvazione di bilancio in questo mese di aprile. Tra l'altro ricordo a tutti, in particolare al consigliere di Capua, che c'è stato un riferimento per i termini dell'approvazione, molti comuni e insomma la nostra conoscenza del sommaria, ecco, della vita degli enti locali ci mostrano, ci obbligano ad un'attenzione perdonante di quelle che sono le scadenze di legge. Il riferimento del bilancio, la conferenza Stato Città del 18 aprile è stato prorogato il 31 di maggio, quindi voglio dire, senza l'affanno che di solito rincorriamo e abbiamo nell'approvazione dei termini del bilancio, devo dire che abbiamo ampiamente pianificato questo momento e studiato quelle che dovevano essere appunto le nostre scelte. Vorrei però specificare una cosa che mi vede un attimino in disaccordo, ma no, una puntualizzazione rispetto a quanto è stato detto, soprattutto in merito al PNRR, a quella che sono le pianificazioni delle opere pubbliche in questo periodo della vita del ente locale, perché non è assolutamente scontato, i finanziamenti non sono a pioggia, le richieste i soldi non arrivano perché ci sono, non c'è differenza in positivo, diciamo, rispetto al periodo amministrativo che almeno io personalmente ho vissuto negli ultimi anni, perché le difficoltà della gestione dei finanziamenti si sono triplicate, quadruplicate e ancora di più, proprio perché sapete bene che le regole, l'attenzione che ci pone la gestione di un finanziamento che non è un finanziamento nazionale, non è un finanziamento regionale, sono finanziamenti europei, quindi raggiungimento di milestone, di obiettivi che sono serratissimi rispetto a quelle che sono le istanze e quelle che sono anche le tempistiche di un comune normale, ci avrebbero il posto di deporre le armi, e vi posso assicurare che tutti i colleghi amministratori che conoscono un po' hanno proprio scelto in partenza di non attivarsi sulle missioni del PNRR, hanno scelto in partenza di non chiedere finanziamenti o di non partecipare. Sapete perché? Perché a differenza del comune di Agevola, tanti enti mancano idee, di progetti, ma soprattutto di capacità progettuale. E allora, come diceva il vice sindaco, guardiamo oltre l'incarico, guardiamo oltre le funzioni degli uffici, guardiamo alle persone, i nostri dipendenti svolgono veramente lavoro extra, senza tempo e con la voglia di raggiungere gli obiettivi.
ma di base ci sta lì, c'è l'input di un'amministrazione comunale sempre a fianco di questi dipendenti, che sostiene con idee, che indirizza con progetti quelli che sono anche le richieste di finanziamento da parte. Buona parte del PNRR è stato lavorato in estate, io lo ricordo benissimo per ovvi motivi, e ci ha portato a fare veramente le notti su quelle schede, su quelle istanze, a pensare a disegnare, ad avere un'idea di quella che potesse essere una valorizzazione di un territorio che sicuramente, se ritenessimo perfetto se, dal punto di vista dei servizi, penso che avremmo tutti quanti deciso di non candidarci ad amministrare il territorio, no? Allora sappiamo perfettamente che vogliamo invece raggiungere obiettivi e standard di vita sempre più elevati, ed è per questo che continuiamo ad impegnarci. Dopodiché, proprio per questo motivo, ritengo a sottolineare che il lavoro a farsi è ancora tanto, e che non è tanto l'istanza di finanziamento, ma la gestione in sede di finanziamento che merita un'attenzione particolare. Su questo i nostri uffici e i nostri amministratori sono tutti quanti pronti a muoversi nella legalità e nella trasparenza per fare in modo che tutto vieni liscio e che si possa arrivare al 2026 con tutti gli obiettivi del PNRR raggiunti. E questa è una sfida veramente, insomma, non ambiziosa, e che ci vede tutti quanti coinvolti, ripeto, al di là delle delega, al di là del settore specifico di impegno. E quindi dalla nostra lettura, dalla lettura che il consigliere di Capua fa del bilancio, rispetto a quanto ci siamo detti anche nei punti precedenti, consigliere, rispetto al lavoro dell'amministrazione, io resto un attimo, insomma, mi sembra di leggere, se ascoltassi il vostro intervento, non sapendo di quale ente si sta parlando, io non riuscirei a capire che si parla del territorio. Perché la lettura in negativo di un bilancio non è produttiva di nulla, perché sembra il racconto alla cittadinanza dell'assenza di servizi quando non è così. Allora io ve l'ho spiegato anche la volta scorsa, in quelle che sono le deleghe che seguiamo, perché c'è un team che lavora anche sulle politiche sociali, non è una delega che ha il sindaco su cui collaborano solo qualche consigliere, ma si occupano veramente tutti. Ho spiegato qual è il funzionamento, per quale voce del bilancio transitano i soldi, per quale impegno di spese, quali sono le attività presenti sul territorio, come servizi che si prova a dare alla cittadinanza, senza creare le nostre aspettative. Perché se io oggi aumentassi la spesa dei servizi sociali, per esempio, dell'assistenza agli anziani, per esempio, procedura che, voglio dire, non è scontata, perché passa per le valutazioni dei tributi, passa per la valutazione dell'ASL, quindi a distanza che arriva al comune noi procediamo esplicando quelle che sono le varie funzioni, e se laddove si deve intervenire con l'assistenza, per esempio domiciliare, interveniamo. Però se noi amplificassimo a dismisura questo servizio, potremmo non essere in grado in assoluto di sostenerlo nel tempo, perché questi sono servizi che non possono essere erogati spot. Dopodiché, fortunatamente, su questo io veramente ringrazio le associazioni che si occupano di questo, anzi, in particolare un'associazione che si occupa di disabilità del territorio, che ci permette, che sostiene le famiglie che hanno delle situazioni di disabilità, mi riferisco alla sezione di disabilità del territorio, che ogni lunedì mi invito tante persone che si vogliono avere a cuore il loro, insomma, questo tema, impegnano i ragazzi nelle attività, motori, ludiche, ricreative. Il sostegno da parte di questa amministrazione c'è, chiedete, a prescindere da quelle che sono le voci di bilancio. L'impegno alla coprogettazione viene portato avanti anche con le associazioni che ce lo richiedono, proprio per fare in modo che laddove ci sia, anche su questo segmento, perché c'è la possibilità di entrare nei finanziamenti, noi siamo partner affidabili e siamo partner di sostegno. E proviamo a dare la nostra mano anche per provare a sostenere, anche io faccio parte di svariate associazioni, quella che è la difficile vita sicuramente di chi decide di fare attività collettive.
E per questo non permetto, e chiedo a tutto il Consiglio Comunale, di evitare speculazioni su queste attività, soprattutto quelle che riguardano minori, disabili e soggetti fragili. Perché l'impegno dei nostri servizi sociali, nei limiti di quello che è possibile, della giornata, delle 24 ore che vengono concesse, è veramente, veramente a 160 gradi. E le voci di bilancio, non ce l'ho sotto mano, passano per la nostra quota di compartecipazione. Perché, ripeto, i servizi vanno gestiti in ambito e collettivamente la spesa sociale deve arrivare a 2 minuti su ogni ente. Cioè, vi spiego, se affidassi il servizio di trasporto ai centri direttamente, in parte che non lo posso fare per legge, perché faccio parte di un ambito, ma se lo affidassi singolarmente, mi costerebbe molto, ma molto di più di quello che mi costa affidandolo attraverso l'ambito. E lo stesso vale per il servizio educativo territoriale, il servizio educativo scolastico, che magari non è precisato perfettamente, magari una parola che voi non conoscete, che non trovate all'interno del bilancio, ma che impegna l'ente per circa 30.000 euro dal fondo povertà. E sono sostegni che chiamano la disabilità nelle scuole, ai più piccoli. Non c'è un disabile, un bambino disabile, un H segnalato dalla scuola che non abbia il suo sostegno. Sostegno nel senso di assistenza, che ovviamente è specialistica scolastica, non è il sostegno educativo, né il sostegno materiale che è di competenza di altri enti. Ogni esigenza, ogni istanza che ci viene dal mondo, soprattutto dei più fragili, viene analizzata con attenzione e si prova a garantire e a supportare le esigenze, soprattutto, ripeto, dei più piccoli. Facilità di riferimento agli anziani, in verità noi abbiamo candidato, abbiamo un progetto di questo, non è proprio un campo di bocce, voglio dire, ci siamo applicati un pochino di più e abbiamo programmato, progettato almeno al momento nella forma di uno studio di fattibilità tecnica o di un tipo, adesso non ricordo con precisione, però abbiamo progettato l'idea di un centro per gli anziani, appunto non si riduca al centro bocce perché ci sembra un po' una banalità anche molto anonimistica, ma per la realizzazione di un polo, siamo in una graduatoria, adesso non ricordo quale missione, ma ci siamo riproposti tutti di ricandidare appena possibile su qualche altra linea di finanziamento, perché sapete bene che il PNRR non finisce qui, anche intanto vanno avanti le missioni regionali, vanno avanti il polo, vanno avanti il FES, siamo nella fase dedicata della riprogrammazione della prossima programmazione regionale, sono riuscita anche a uscire un bando di competenza regionale. Voglio dire, la nostra attenzione su queste opportunità è talmente alta che quando veramente ce ne sfugge, e raramente capita, ma sarà capitato, qualcuno ci sentiamo in colpa. Ci sentiamo in colpa per aver perso anche quei 5.000 euro, anche quei 40.000 euro di cui parlava il consigliere a Camera, che per me sono soldi. Per me soldi, 2.000 euro recuperato per il Comune di Agera, perché significa provare a dare con una finanza creativa a quello che sia un'opportunità ai cittadini, che non credo sulle tasse, scusate. Poi magari, insomma, chi si occupa di bilancio più di meno può precisare, tutte queste entrate vengono da ovviamente quelle che sono i contributi che ognuno di noi, da buon padre di famiglia, versa per fare in modo che la gestione della cosa pubblica vada appunto oltre le singole esigenze. La voce, per cui mi sarà sfuggito, quella di 290.000 euro, è proprio il posto di soggiorno di cui abbiamo parlato un minuto fa, quindi voglio dire, la domanda mi sembra ridondante. Per quanto riguarda il servizio trasporto interno, già c'è stata un'estensione per tutto luglio fino a fine settembre, anche io ho insomma, bambini piccoli, comunque adolescenti in famiglia, so bene che già attivare il servizio all'inizio luglio e portarlo fino alla fine di settembre è già, voglio dire, un passo in avanti. Non so quanto possa essere efficace nel periodo invernale, ed è per questo che la scelta amministrativa è rimasta di appunto ampliarlo al massimo nel periodo estivo, quindi finita la scuola, le serate, le giornate in cui è possibile insomma, uscire e non avere altri insomma altri affari. Sostanzialmente insomma, mi sono segnata varie cose, però penso di aver più o meno chiarito le domande che direttamente faceva
rispetto a quelle che sono le attività che si seguono nello specifico, ma sicuramente sarà sentito qualcosa, penso che ci riserviamo insomma altri interventi per così dare ulteriori chiarimenti. Grazie assessore Nino, la parola a chi ne ride. Prego, consigliere Rubio, la parola. Passa al sentitore. Sono oltre misura quello che è la produzione. Non ci sfugge che alcune aziende sono dismesse perché non c'è stato il ricambio, ma non per questo l'amministrazione non è attenta a tutte queste cose e non è vigile. Noi con l'amministratore promuoviamo tutto quello che riguarda le attività di Agevola e degli agevolesi, ma non ad Agevola, in giro, nelle grandi città, nelle grandi metropoli, nel mondo. E non promuoviamo il singolo, ma promuoviamo Agevola. Oggi Agevola è ben vista da tutto il mondo, da chi ci guarda dall'esterno, e quegli applausi, avvocato, io lo dicevo con affetto, proprio oggi un amico di Roma mi ha detto con un forte applauso e complimenti, ci avete un grande sindaco, e lui non sapeva che era amministratore, io non gliel'ho detto, perché lui era venuto qua un po' di anni fa, è stato qua da Genova, i complimenti dove è stato in questo B&B, si è fatto un giro in Colonia, si è fatto un giro per la Genova, era qui per lo sport, non per il campo sportivo e quant'altro, e ci ha fatto un applauso. Ma questo non riguarda il bilancio. Il bilancio che cosa dice? Il bilancio è bilancio. Si è lavorato bene, è bilancio positivo. Si è lavorato male, il bilancio è negativo. Ma sono anni che questa amministrazione lavora bene. Tant'è, lo devo ricordare,
e ringrazio tutti gli assessori, sindaco che ricorrono questo, iniziando dai tagli personali, dalle rinunce personali, dai telefonini personali. Questo lo dico perché non va dimenticata la storia, non va dimenticata da dove siamo partiti e come siamo arrivati qua. Dobbiamo parlare del futuro, sì, ma senza il passato non c'è futuro. E quindi voglio tranquillizzare a tutti, soprattutto chi ci ascolta, che questa amministrazione non è che solo attenta, è attentissima, ma soprattutto vigile e molto molto oculata su quelle che sono le spese. Grazie. Grazie consigliere Rocco. Chiede la parola. Prego, vice sindaco Mascolo. Siamo qui oggi. Siamo qui oggi per la sessione di bilancio, che come il capogruppo di capo prima di me ricordava, è l'atto fondamentale del Consiglio Comunale, è l'atto all'interno del quale si esplicano le strategie, le proposte, le visioni, le speranze. Ma chi mi conosce sa che ho sempre avuto una particolare predilezione per gli studi umanistici e nella mia esperienza di vita ho avuto come faro di riferimento un impianto valoriale fondato su alcuni principi forti. E ricordo dagli studi liceali che Aristotele, uno dei più grandi filosofi dell'antichità, insegnava che prima di tutto bisogna riconoscere la necessità di possedere o nella loro totalità o in parte gli argomenti intorno a cui bisogna parlare e ragionare, sia se si tratta di un ragionamento politico, sia se si tratta di qualunque altro ragionamento. Ognuno di noi mette nei ragionamenti quello che possiede e ovviamente se non possiede nulla non può trarre una conclusione all'interno dei ragionamenti. La filosofia del bilancio è una filosofia complessa. Il bilancio, lo dico per chi ci ascolta da casa, è composto da un meccanismo complesso di elaborazione numerica che a prima vista può sembrare sterile. All'interno del meccanismo numerico ci sono fondamentalmente due grandi, come dire, pilastri: la spesa corrente e la spesa in conto capitale. All'interno della spesa corrente, se noi vediamo i bilanci negli ultimi anni, tutto si assomiglia molto, perché sostanzialmente la spesa corrente di un comune si regge sulle entrate correnti, e per tradurla in termini semplici, perché sempre per chi ci ascolta da casa, si regge sulla capacità impositiva che il comune, avendo perso nel corso degli anni trasferimenti erariali sempre più imponenti e avendo ridotto al domicilio i trasferimenti allo Stato per finanziare la spesa corrente, la capacità impositiva, che sono le tasse che il comune mette ai cittadini. Allora l'amministrazione comunale, guidata dall'ottimo sindaco Marclerio e quella precedente che ho avuto l'onore di guidare per 10 anni, si sono posti sempre come obiettivo quello di non mettere le mani nelle tasche degli agevolesi, anzi, laddove fosse stato così, nel corso dei anni,
abbiamo dimostrato di saper abbassare il prelievo fiscale, la tassazione, e abbiamo pensato a far crescere complessivamente paesi e attività per ottenere un guadagno inverso. Di conseguenza la spesa corrente si regge sulle entrate correnti. Quante più tasse un'amministrazione, più soldi ha da spendere. Siccome noi le tasse preferiamo abbassarle anziché aumentarle, come vi dicevo poc'anzi, lo abbiamo sempre fatto, abbiamo una spesa corrente che si assomiglia agli anni. Dopodiché l'attività amministrativa può essere valutata dagli stanziamenti alla missione 9, alla missione 12, alla missione 13. Assolutamente no, perché le voci di bilancio sono voci di bilancio codificate dai sistemi. All'interno di quelle voci di bilancio ci sono anche attività che non sono proprie dell'amministrazione comunale, ma che riguardano gli impegni, le capacità, la prospettiva di altri enti, di altre istituzioni che intervengono rispetto a noi. Un'attività amministrativa si valuta a 360 gradi. Valutandolo a 360 gradi, all'interno del meccanismo, noi abbiamo una serie di capitoli che paradossalmente escono a zero, nonostante l'attività dell'ente sia imponente, gli stanziamenti anche di parte corrente siano imponenti, tipo i servizi sociali, come vi spiegava bene l'assessore Mito prima di me, e che in alcuni numeri di bilancio escono a zero. Ma quello che fa l'amministrazione comunale è sotto gli occhi di tutti. E allora qui ritorno al discorso originario. Anziché addentrarmi negli zero o nei 50.000 in più per l'agricoltura, giusto per inciso, i 50.000 vengono da un finanziamento regionale proposto dall'onorevole di Sacane ed altri per finanziare un premio speciale per il fior di latte. Ma al di là di questo, voglio dire che non è nell'impianto generale. Parlare di tutto lo scibile umano, disegnare scenari complessi e non avere in mente un'idea di paese, un'idea di sviluppo, un'idea di prospettiva, chiaramente ci dà la sensazione di ascoltare grandi discorsi, ma alla rete d'azione si parla del niente. Allora, siccome penso di averlo già ricordato in questo consiglio comunale, a me piace molto una frase di Saramago, cos'è? Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere. Noi pensiamo di essere responsabili, lo siamo stati, continueremo ad esserlo perché abbiamo memoria e quindi esistiamo. E mettiamo in campo la responsabilità per meritare di esistere. Mettiamo in campo la responsabilità. E con la responsabilità vi devo dire che noi stiamo portando avanti, ringrazio il consigliere Lucco che l'ha ricordato prima di me, un discorso che parte da lontano, che parte nel decennio non precedente, ma quello precedente e quello precedente, nel quale lunghissime serate di riflessioni, di approfondimento e di studio, abbiamo immaginato la cerola che poteva venire e lo abbiamo fatto partendo da una considerazione di fondo, che il futuro non se ne andiva e che quindi dovevamo recuperare le nostre tradizioni, dovevamo recuperare le nostre tipicità, dovevamo fare in modo da far ripartire il turismo ad Agea. Se ricordate il programma elettorale, la Liga di Cera, in quelle lunghe serate fredde degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011,
noi inserimmo nel programma elettorale queste due frasi: il futuro insieme a Dio, e la strategia si deve fondare sulle tre T. Le tre T erano il turismo, la laicità e la tradizione. Ovviamente, per fare questo abbiamo dovuto far crescere il paese, abbiamo dovuto pensare, progettare, chiedere finanziamenti per realizzare opere pubbliche, e lo stiamo continuando a fare. Dopodiché, non raccontiamo la barzelletta che i fondi del PNR sono fondi a pioggia, perché non è così. I fondi del PNR vengono dati a chi ha capacità progettuale, a chi mette in campo idee, progetti, strategie, a chi riesce a rispondere con i tempi del PNR, a quelle che sono le strategie complessive. Come pure non diciamo che gli ottimi risultati di bilancio vengono dalle anticipazioni del PNR, perché non è così. Noi abbiamo avuto tre anticipazioni di bilancio che valgono meno di 1 milione di euro, i risultati del conto consuntivo e del bilancio di quest'anno, che fa un piano delle opere pubbliche imponentissimo, sono molto molto più grossi. Allora, rispetto a tutto questo, di nuovo grazie agli uffici, a tutti gli uffici, a tutti i meccanismi. Dopodiché un'amministrazione deve avere la capacità di guardare a 360 gradi, perché dopo aver immaginato il paese, dopo averlo progettato idealmente nella strategia, deve avere anche la capacità di metterlo in campo, questo che ha pensato, e lo deve fare tutti i giorni a 360 gradi, appunto. E allora, cari amici e cari cittadini che ci ascoltate da casa, noi dobbiamo avere la capacità di capire dove arrivano i nostri sforzi, dove si situano le nostre aspettative, dove vanno a concretizzarsi le nostre speranze. Sto intervenendo quattro volte. No, si dà caso che noi stasera saremmo già dovuti essere a Napoli a quest'ora, perché siamo in trasmissione in diretta stasera, siamo qui, ma è la sessione di bilancio più importante di ogni altra cosa, come sapete. Noi cerchiamo di promuovere a Genova anche attraverso una trasmissione sportiva. Che si chiama Sentieri Azzurri, e stasera era una serata, ma che è successo? Sta scrivendo. Continua. E non lo so. Toccato qualcosa che si è messa a scrivere. Saremmo dovuti essere presenti in studio a Gambrinus, che ringraziamo per l'ospitalità all'interno di questa trasmissione diretta, ma ci saranno gli amici che ci sostituiranno. Allora, torniamo al ragionamento. C'è bisogno anche della capacità di concretizzare la strategia, c'è bisogno di finalizzare gli sforzi, e rispetto a tutto questo io devo dire che in questo bilancio si vede tutto questo lavoro che viene fatto con sacrificio giorno per giorno. E in questo bilancio non ci sono tante altre cose che pure si fanno e non si vedono. Molti degli aspetti che sono stati toccati nel discorso precedente al capogruppo di capo afferiscono A, a strategie che non sono comunali, B, a strategie che afferiscono ad aspetti di natura urbanistica che riguardano un tema molto più complicato e molto più complesso, che ovviamente non trovate all'interno del bilancio, ma per creare sviluppo, per creare possibilità, per dare risposte a quelle che sono le legittime aspettative dei cittadini, delle imprese, degli imprenditori, di chi vuole continuare a investire ad Agenda, c'è bisogno di un master plan urbanistico che sia conforme agli strumenti subordinati, e come sapete noi abbiamo una cappa che si chiama piano urbanistico territoriale della penisola sorrentina amalfitana, la famosa legge 35 del 87, e versiamo in diritto
per il piano urbanistico comunale che riscriverà le regole da un punto di vista urbanistico, all'interno del quale lo preannuncio, noi non abbiamo messo solo quello che si potrà fare, abbiamo messo solo quello che secondo noi ci sarebbe bisogno di fare per dare possibilità ai settori che oggi sono in difficoltà, mi riferisco in particolare all'allevamento, alla zootecnia, all'agricoltura, e che avrebbero bisogno di risposte puntuali degli organi sovraordinati. E noi non a caso l'abbiamo indicato anche a livello di questo strumento, che spero quanto prima di poter sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale. Sarà una pietra miliare nel lavoro di questi anni, che noi proveremo a mettere a disposizione della città con la consapevolezza che la città del futuro passa appunto attraverso la nostra memoria, ma anche attraverso la nostra responsabilità. La responsabilità che abbiamo di dover prendere conto delle nostre azioni, di essere capaci di mettere in campo non solo un elenco di numeri all'interno del bilancio che visti asetticamente diventano stelle, ma soprattutto idee, progetti, visioni, strategie che non abbiamo bisogno di copiare da nessuna parte, perché le abbiamo interiorizzate, le abbiamo pensate, le abbiamo studiate e le abbiamo declinate puntualmente in tutti i campi dell'azione amministrativa nel corso di questi anni. Questa è la capacità di un'amministrazione comunale. Troppo semplice prendere le ricette prefabbricate o preconfezionate e spacciarle per le originali. È più semplice, molto meno faticoso. Noi invece abbiamo investito sangue, sudore, fatica, studio, approfondimento, viaggi per andare a studiare sul posto quelle che erano le possibilità, e oggi parliamo di cose di cui siamo competenti, di cui abbiamo imparato a capire qualcosa, e quel qualcosa cerchiamo di trasfonderlo in atti amministrativi, in progetti di sviluppo. Lo facciamo tutti i giorni, lo facciamo con sacrificio, ringrazio di nuovo tutti i colleghi, ringrazio tutte le persone di buona volontà che ci sostengono amichevolmente, calorosamente, in un momento difficile, come ricordava l'assessore Roma. Ringrazio tutti gli uffici perché con noi hanno sposato un progetto di eccellenza amministrativa che giorno per giorno esplica i propri frutti e che è sotto gli occhi di tutti e che soprattutto ci porta ad avere complimenti quelli che ha avuto, come quello che ha avuto oggi l'assessore Luca, di uno che non conosce, non sa di Agevolo. Ci porta ad avere complimenti ai nostri concittadini emigrati che dicono tutti i giorni vorremmo tornare perché la Agevolo di oggi ci piace, non è la Agevolo in bianco e nero del passato, ma è una Agevolo a colori fantasmagorici che lascia opportunità, che fa intravedere sogni, speranze, futuro a tantissime persone. Lo lascia ai tantissimi emigranti, permettetemi una digressione, in questi giorni è morto negli Stati Uniti un mio caro amico, Nicola Cruciuolo, a cui chiedo di dedicare un saluto commosso da parte di tutto il Consiglio Comunale, che è un nostro grande concittadino, che ha fatto onore ad Agevolo, che amava Agevolo e che ad Agevolo ha impegnato parte delle sue anche risorse economiche per far continuare a crescere questo paese. E ricordo le chiacchierate che ho avuto con Nicola e con tanti altri nostri concittadini emigrati, che hanno detto fino a qualche anno fa, quando mi chiedevano da dove venivo, dicevo, vengo da Napoli, dalla provincia di Napoli, tutto al più a qualcuno dicevo vengo da un paese vicino a Malta. Oggi dico con orgoglio vengo da Agevolo, e quando dico vengo da Agevolo non a Piemonte, non a Gravinano, non a casa, non a Castellammare, ma negli Stati Uniti. Gli altri sanno dove è Agevolo, che cosa è Agevolo, che cosa è diventata Agevolo
e soprattutto non immaginano che cosa può continuare a diventare grazie all'impegno di tutti noi. Quindi grazie a tutti, buona prosecuzione. Grazie, proseguiamo con la discussione. Chi chiede la parola? Prego, consigliere Buonocore, la parola. Grazie sindaco. No, solo brevissimamente riguardo al tema toccato dal consigliere di capo, riguardante l'allevamento, lo ringrazio assolutamente per aver toccato questo argomento che è sensibile ed è chiaramente sotto gli occhi di tutti, che questo è un settore che non da oggi ma da anni vive un lento declino e decadimento inesorabile. Sì. Non per dilungarmi qua a discutere del, non credo sia né per quanto è anche dato, quindi non sarebbe il caso, non è la sede. E chiaramente il mio intervento non vuole essere polemico, quanto semplicemente a ribadire un semplice concetto che secondo me questa è un'amministrazione amica degli allevatori, è un'amministrazione che è assolutamente dalla parte degli allevatori. Chiaro che delle strategie, come poc'anzi ricordava il vice sindaco, poi hanno una visuale, questa è un'amministrazione che guarda al futuro in una determinata direzione e ha, ha una sua idea del come sviluppare un territorio e del da dove parte e dove vuole arrivare. Noi, per quanto non interveniamo fortemente, direttamente, per quanto non vedo nemmeno il come, chiaramente si potrebbe fare direttamente sull'allevamento oggi, con le possibilità che abbiamo oggi, vista anche tutto il panorama internazionale, quello che offre il consigliere Medaglia del settore molto più di me, ci saprà, cioè sa benissimo quanto oggi pesa l'alimentazione nella gestione della zootecnia, quanto il conflitto in Ucraina purtroppo drasticamente abbia inciso nella gestione di questo settore che era già martoriato. Quindi valorizzare il prodotto finale, quello che poi si è andato a portare su vetrine eccellenti in giro per tutto il mondo, è la via che questa amministrazione per il momento diciamo ritiene opportuna per risollevare le sorti di un settore che, consigliere di capo, io le dico, ma lo dico anche a chi ci ascolta da casa e per chi non è strettamente dentro nel settore, oggi con l'adeguamento ai vari regolamenti comunitari che le insegne arrivano a pioggia, poi noi insomma, dopo anni ci adeguiamo, e che chiaramente non sono pensati per realtà molto particolari, quale la nostra, dove esiste una microzootecnia che i nostri avi portavano avanti diciamo a condizioni familiari. L'adeguamento a questi regolamenti talvolta risulta davvero complicato, tant'è che oggi anche quella che lei definiva un allevamento diciamo familiare o comunque un piccolo allevamento ex novo diventa veramente complicatissimo per diciamo la marea di requisiti insomma che ci tocca rispettare, e vi assicuro che questa amministrazione per quanto possibile chiaramente nel pieno rispetto della normativa viene incontro a queste persone. Avviare nuove attività in questo settore oggi è molto difficile, e vi assicuro che ad Argela già esistono tante strutture autorizzate che però sono, cioè, tendono a svuotarsi, quindi dire, per quanto ci sarà possibilità per chi volesse, cioè,
insomma, lanciarsi in questa avventura, ci saranno delle possibilità, ci saranno delle strategie. La gestione di questo, diciamo, di questa problematica è multifattoriale e complessa, lo so che non vi sfugge chiaramente questa cosa, e sarebbe, come ho già detto prima, troppo lungo andare a argomentare perfettamente ogni problema che oggi affligge questo settore. Quindi, cioè, ritorno al mio messaggio iniziale, che questa amministrazione è amica degli allevatori, si spende per gli allevatori, tanto è vero che una piccola dimostrazione di questo è che oggi a Gelore è l'unico comune anche dell'ASL Napoli del Sud che mette a disposizione dell'utenza uno sportello del servizio veterinario dell'ASL. Le assicuro che nessun altro comune fa questo. Penso che anche per quanto, insomma, poco sia, significa questo, perché è un segno di vicinanza a queste persone che oggi non attraversano un momento felicissimo, però diciamo che le prospettive non sono bellissime, però noi ci siamo. Poi è chiaro che io l'ho anche detto in campagna elettorale, sono pronto ad accogliere qualsiasi tipo di proposta, che però su questo settore specifico ad oggi non ho ascoltato. Grazie. Grazie, consigliere Bonapore. Parola a chi la chiede. Prego. Io ringrazio il consigliere Bonapore che ha ovviamente una futura situazione di viaggiato in origini Rodrigo nel settore di Cintamirano, ovviamente. Mi consentono di parlare con condizioni di caso, ovviamente anche nazionale di dare un po' professionale. Sicuramente il nostro compito è un compito di stimolo, però quando si dice l'amministrazione è un'amministrazione amica della salute, sì, sicuramente. Significa tutto, ma non significa niente. Non significa niente perché proprio il dato che lei evidenziava, consigliere, il dato che quest'estate si stanno svuotando, qualcuno basta andare a vedere la verità, l'estate per poter avere i numeri minimi per poter stare proprio nel mondo, con altre trova in altri comuni, perché i cavi che pestiamo, questo è un dato che proprio chi vende, immagino, conosce molto meglio di noi, sicuramente molto meglio di me. Il calo della vendita del settore è dovuto proprio all'assenza di cavi di bestiame, che naturalmente per mille ragioni che lei evidenziava e sintetizzava benissimo, ovviamente, hanno portato a questo dato, che è un dato fondamentale per un settore che ovviamente si propone come settore trainante nel settore agroalimentare di qualità, atteso che il prodotto del mondo dopo, ovviamente, è il prodotto di eccellenza rispetto al quale si è costruito, diciamo, tutto quello che si è costruito, ovviamente, positivamente. Allora, quando dice non ho sentito proposte, questo mi consentirà. Non posso rispettare prima di tutto voi che amministrate tutto voi. Cioè, che cosa propone l'amministrazione per dare respiro alla zootecnia? Che cosa sta, diciamo, mettendo in campo per, non mi riferisco ovviamente a, lo diceva questo bene, il vice sindaco, le difficoltà ovviamente legate al PUT, sappiamo tutti che questo PUT, speriamo tutti, riesca dopo 50 anni ad essere modificato, più volte è andato in consiglio regionale, più volte non è mai riuscito ad arrivare ad un'approvazione. Viviamo ovviamente in un'area che ha dei vincoli ormai obsoleti che impediscono la realizzazione di nuovi impianti, sia di natura artigianale, abbiamo notato un po', ma anche di natura zootecnica, perché quando un'opera è un'opera nuova, sottoposto a vincolo paesaggistico come questo, i tecnici presenti non lo potranno confermare. Sappiamo tutti che non si può ovviamente avviare una nuova attività, ma diceva bene lei,
consiglieri, i regolamenti comunitari sono parati in una realtà territoriale molto diversa dalla nostra, che è fatta di microimprese, di terrazzamenti non sempre di dimensioni adeguate per poter attuare gli indici di fabbricazione. Tutto questo porta a questo risultato. Noi, dico e concludo perché non è veramente un parere, su questo tema invece ci aspettiamo che ci sia un intervento concreto da parte dell'amministrazione, che naturalmente è un bene di sostenere, laddove chiamate anche voi a un tavolo nel quale si discuta di questo, per essere più vicini, soprattutto dicevo a quei giovani che forse lei ha detto bene, si vogliono lanciare in questa avventura, usando questo termine, perché oggi probabilmente tra Costa e Ricavi chi si dedica alla zootecnia, e anche io ho avuto qualche familiare che l'ha fatta, alla fine ha dovuto chiudere perché il guadagno non era pari all'impegno di una vita profusa per la zootecnia, che non conosce Natale, Pasqua o altre giornate di sera, perché gli animali, come tutti sanno, hanno bisogno di assistenza. Grazie. Passiamo, scusi un attimo, interventi, passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Prego, Fabio Gruppo di Capo, per le dichiarazioni di voto. Sì, grazie Sindaco. Per le ragioni che ho, diciamo, evidenziato, mi prende a evidenziare solo due ulteriori problemi. Io ho ascoltato con attenzione l'assessore Vito, che naturalmente dal suo punto di vista di amministratore, naturalmente dà la sua legittima operazione del bilancio. Io non ho detto che i fondamentali del bilancio sono i primi. Io, premessa del mio intervento, ho precisato che ovviamente sarebbe stato intellettualmente scorretto da parte mia dire che il bilancio fallimentare, anzi, perché esattamente l'opposto, che i numeri sono tutti positivi. Sono le scelte che naturalmente non ci convincono, altrimenti era un bilancio da votare, era un bilancio da votare perché certamente i numeri che fanno parte di un comune di queste dimensioni sono numeri importanti, probabilmente, non saprei dirlo, probabilmente è così, non so, sono numeri che non si sono mai visti prima, ma i numeri restano numeri e i fatti restano fatti. Rispetto ai numeri, oggi speriamo che molti di questi fatti si realizzeranno. Dicevo, ci sono tre settori di intervento. È vero, non sono settori di competenza comunale o esclusivamente di competenza comunale. A me per essere piace leggere una scelta coraggiosa, forse un sogno, che è quello del bilancio del 2025, dove andiamo ad appostare questa roba importante per il vettore meccanico, perché quello sì è un sogno, ma quello significa volare alto, quello significa pensare ad avere una visione che certamente non mancherebbe se, significa avere una grande visione del futuro di questo paese. Ci saremmo probabilmente aspettati che la stessa visione così, diciamo, nobile e soprattutto ottimistica rispetto a questa grande opera che sì, veramente cambierebbe le sorti del paese perché arriverebbe ovviamente a Genova, alla costiera amalfitana, quindi tutto quel volano di sviluppo che metterebbe in campo laddove anche gli immobili acquisirebbero un valore economicamente importantissimo. Dicevo, lo stesso, diciamo, impegno, direi lo stesso coraggio che viene in qualche modo evidenziato in questo tipo di progettualità ci saremmo aspettati per essere vivendo anche in altri tipi di progettualità. Ho fatto, se volete faccio degli esempi concreti, perché sennò sembra che qua stiamo a parlare tanto di gusto di farlo. Per esempio, sotto gli occhi di tutti che la viabilità, non solo quella interna, necessita di un ripensamento generale, perché sarebbe, sono cose note, ben note all'amministrazione, ci sono circolari ANAS, per esempio addirittura impedirebbero ai mezzi che arrivano per esempio a Positano di tornare su per Agenova, dovrebbero addirittura fare il giro da Sorrento e tornare indietro, cosa che naturalmente per ragioni di ovvia opportunità il trasporto pubblico non fa, e quindi abbiamo un trasporto pubblico che viene sul nostro territorio con la nostra viabilità, che in realtà è in violazione di quella che è la normativa, così come i mezzi di trasporto pesante che percorrono le nostre
strade non in sicurezza spesso, e qui faccio per esempio in particolare la strada di Via Radicosa, rispetto alla quale ci sono una serie di lieti in relazione a quello che era una strada che probabilmente poteva andare bene tanti anni fa, ma rispetto alle esigenze mutate sia di natura imprenditoriale sia di natura ovviamente sociale, necessitano di interventi importanti, strutturali, che mettono la viabilità in condizione di essere al pari di quelle grandi aspettative e anche di quei grandi risultati che sotto il profilo del turismo sono stati raggiunti da Genova. E penso per esempio alla vecchia galleria di Genova, che potrebbe costituire una valida alternativa per esempio per altri tipi di veicoli, per esempio per i ciclisti o per altre necessità. Anche su queste opere io non vedo nulla sul bilancio, così come dicevo, non vedo ancora, perché la famosa casa della comunità che sulla carta rimane una delle 169 case della comunità che la Regione Campania ha detto che andrà ad attuare, rimane purtroppo una grande chimera, perché è pur vero che non è un'opera di competenza comunale, è un'opera che deve trovare attuazione attraverso i 369 milioni di euro che sono stati assegnati dalla Regione Campania, ma alla luce di tutto quello che in questi giorni penso non sfuggirà a nessuno dei presenti, si sta dicendo sulla possibilità concreta di realizzare una casa della comunità, però va qui in mente, rimarrà un grande vulnus sul quale i cittadini di Agenda resteranno. Io mi auguro che non sia così, che nessuno fa tifo per questo, che mancherebbe, ma probabilmente si potrebbe pensare nell'immediato a qualche soluzione diversa, come ci siamo permessi anche di suggerire, per offrire anche qualche risposta in termini diagnostici più immediati che oggi purtroppo manca. Per questi motivi dichiaro il voto di astensione sul bilancio di previsione. Prego la Procura per le dichiarazioni di voto. Scusatemi. Allora, innanzitutto non voglio essere retorico, ma ovviamente l'obbligo di dover ringraziare innanzitutto il responsabile dell'ufficio, come è stato fatto anche da i miei colleghi consiglieri precedentemente, ma il collega di capogruppo, faccio i ringraziamenti a lui, ovviamente alla ragioneria a capo e soprattutto a tutti i dipendenti che ogni giorno lavorano e come è stato già detto, in maniera assidua, con un forte senso di abnegazione, senza guardare l'orologio, e questa è una cosa che veramente mi orgoglisce, perché i luoghi comuni dei dipendenti pubblici sicuramente non possono essere calati, possono essere rappresentati da quelli che sono i dipendenti del comune di Agenova, che ringrazio ancora la città. Prima di anticipare ovviamente con orgoglio il voto favorevole, quindi prima di dichiararlo, voglio fare un piccolo appunto rispetto alle tante cose che sono state dette, veramente tante cose oggi, con un certo clima di cordialità e scambio di idee, e questa cosa mi fa altrettanto piacere. Soltanto un piccolo appunto rispetto a quelle che possono essere un poco le visioni, che mi rendo conto tra il gioco delle parti, tra maggioranza e opposizione, ovviamente ci possono essere. Mi sembra quasi quasi che si dice sì, i numeri sono buoni, però i numeri sono buoni, quindi dalle tante dalle tanti discorsi che ci diciamo, mi fa piacere anche il fatto che venga più di una volta sottolineato il fatto che i numeri sono buoni, l'amministrazione è forte, d'altronde appunto i numeri sono buoni, la matematica non è un'opinione, quindi non c'è bisogno di sottolinearlo. Vorrei solo fare una piccola sottolineazione rispetto ad alcune cose che devono essere dette, devono rimanere agli atti, ma soprattutto devono essere sottolineate, perché effettivamente a Genova con il bilancio di previsione che viene votato stasera, raggiungere i massimi storici. Raggiungiamo dei massimi storici in quanto abbiamo, se non sbaglio, in questa annualità già finanziato opere per 30 milioni di euro,
se non sbaglio, correggetemi se sto dicendo delle eresie, ma si dice che ci sono almeno 30 milioni di euro di opere. Questo penso sia un massimo storico mai pensato, al di là di tutte le cascate del PNRR, però comunque, lo ripeto ancora una volta, le abbiamo intercettate, l'amministrazione le ha intercettate. C'è stato fatto anche un ultimo passaggio dal consigliere di capo, dalla prova di capo, rispetto alla questione del compagno consegnato della funivia. Ecco, la funivia. È vero che sarebbe una bella idea, però c'è anche da dire che noi abbiamo già un progetto finanziato della funivia. Non abbiamo, per il momento, non vediamo ancora, diciamo, movimenti rispetto alla realizzazione, in quanto abbiamo dei problemi purtroppo con il paese della costiera che in qualche modo si sono un attimo rivoltati rispetto a questa, non lo so, questa nostra capacità di riuscire ad avere anche, diciamo, un tipo di finanziamento del genere. Cerchiamo comunque di risolvere nel più breve tempo possibile. E l'ultima cosa mi era appuntata rispetto alla questione della Casa della Comunità. La Casa della Comunità è un sogno, tra virgolette, un altro sogno, un'altra cosa più che altro indispensabile. Se ne sta parlando, abbiamo avuto già i finanziamenti. Proprio stamattina ci sono state tecniche caricate da Casa che hanno fatto un sopralluogo per poter verificare effettivamente la correttezza e le precisioni di quello che è stato visto nel nostro progetto. Quindi, questo a dimostrazione ancora che l'amministrazione è vigile, è presente e soprattutto c'è chiara volontà di poter portare avanti anche queste ulteriori progettazioni per poter fare definitivamente questo salto di qualità, se vogliamo chiamare questo ulteriore salto di qualità, di buttare veramente il culo per lo Stato e cercare di far diventare a Genova veramente questo paese che è vivibile a dir poco, molto più di ogni rosea aspettativa. Quindi per questo motivo ribadisco ancora con vero orgoglio che il gruppo di maggioranza Movimento Genova voterà favorevolmente. Grazie. Grazie capogruppo Natampora. Prima di passare alle votazioni, in breve conclusione del dibattito, unitamente a quanto già spiegato il consigliere Natampora, ringraziare tutti gli uffici comunali per l'impegno e il grande sforzo profuso nella costruzione del documento di bilancio previsionale. In particolar modo ringrazio l'ufficio finanziario e ancora più in particolar modo ringrazio il ragioniere Natampora, perché poi i ringraziamenti non bastano mai verso una figura che fa del senso del lavoro, del senso di responsabilità, un esempio per tante giovani generazioni che pure sono inserite all'interno della nuova pianta organica del comune, che non mi sfugge nell'ultimo anno, si è arricchita e ha colmato una serie di lacune ereditate a causa dell'anticipazione dei vari pensionamenti di quota 100, purtroppo bloccati dalla impossibilità di attivare le procedure concorsuali a causa del Covid. Mi preme ringraziare tutti gli uffici, distintamente tutti i responsabili di settore che hanno convolato, diciamo così, soprattutto preso cura e attivato un'attività di affiancamento importante per i tanti ragazzi per il nuovo personale che abbiamo assunto all'interno del comune. E unitamente ai ringraziamenti che rivolgo al ragioniere Natampora per il suo contributo, per il suo sforzo volontario e gratuito a favore del comune di Genova, mi deve ringraziare anche il geometra Ferrara e il geometra Milano, che vi è noto, comunque continuano a essere presenti al comune, essere presenti H24 al comune a disposizione della comunità di Genova a titolo gratuito e volontario. Quindi grazie veramente per l'opera di concertazione, per la grande sinergia che gli uffici mettono in campo e soprattutto per la loro capacità di sintonizzarsi rispetto alle prospettive che questa amministrazione mette in campo. È un'amministrazione questa che cerca comunque, ci chiede sempre il massimo da parte di tutti, andando oltre quello che sono le semplici e le singole priorità, immaginandosi comunque una serie di
serie di azioni che contraddistinguono la nostra capacità di mettere in campo sforzi a favore della nostra comunità. Io penso che dobbiamo essere particolarmente emozionati e soprattutto orgogliosi dell'approvazione del bilancio di questa sera, perché dietro il bilancio, al di là dei numeri che segui, per modo di dire, che sono contenuti all'interno del bilancio, c'è una missione, c'è l'idea di rendere Agenor ancora più grande. E parlare di Agenor grande significa evidenziare e sottolineare tutta una serie di specificazioni che possiamo collegare al termine Agenor. C'è Agenor e in questo momento è attrattiva e Agenor presenta un grande appeal. Lo dimostra il feedback che registriamo dai tanti ospiti, da tante persone che vengono ad Agenor e che vanno via con un sentimento bello, con un ricordo bello che trasferiscono, ecco, lo diceva Matteo Primo, trasferiscono alle persone che incontrano, e questo è il principale messaggio di promozione turistica di un territorio. Agenor appilla, e lo dimostra il fatto che la settimana scorsa abbiamo ospitato per 3 giorni le telecamere di Rai 1 che hanno registrato un bellissimo servizio televisivo raccontando quello che è l'enorme patrimonio naturalistico, architettonico, storico e religioso di Agenor, un servizio che andrà in onda il 10 giugno alle 16.05 su Rai 1. L'attenzione di Rai 1 è solo l'ultima della particolare attenzione per tante emittenti televisive, anche di natura nazionale, ci riservano, e l'attenzione che registriamo anche alle tante fiere internazionali che nell'ultimo anno abbiamo presenziato e abbiamo comunque da cui abbiamo partecipato da grandi protagonisti. Quindi un breve ringraziare soprattutto il vice sindaco Mascolo e il consigliere Lucco che unitamente alla straordinaria collaborazione del GAL e del TAC ci hanno permesso di essere presenti nell'ultimo anno a New York, a Parigi, ad Abu Dhabi e a Tokyo, e grazie alla collaborazione con il distretto turistico Costa d'Amalfi e il campus di Civitanovi abbiamo partecipato assurgendo anche in quel caso un ruolo da protagonisti alla più importante fiera europea sul turismo che si è tenuto a Berlino, in cui i nostri chef supportati dal 3 stelle Michelin Heinzberg hanno preparato una cena di gala per circa 250 persone che si sono riunite all'ambasciata italiana a Berlino. Questo comunque denota il fatto che Agenor mette in campo tutta una sua serie di potenzialità che sono legate al fatto che in questo momento Agenor non è solo attrattiva, ma Agenor è soprattutto creativa, e questo lo si deve alla straordinaria capacità degli operatori, degli imprenditori, dei lavoratori del settore alberghiero, ma anche di quelli che lavorano nell'artigianato, di curarsi, di prendersi cura di questo enorme patrimonio che è Agenor, ma prendersi cura di questo enorme scrigno di tesori che i nostri antenati ci hanno lasciato in eredità e che noi cerchiamo comunque di tutelare per cercare di renderlo migliore e tramandarlo alle future generazioni. In alcuni passaggi il consigliere di Capo ha fatto anche riferimento a quello che sono poi tutti gli aspetti legati alla necessità di garantire maggiore partecipazione sia per quanto riguarda poi l'associazionismo, ma anche per quanto riguarda comunque la partecipazione anche dei consiglieri comunali a quello che poi attiene al regolare comunque svolgimento del proprio mandato consigliare. Su questo vorrei essere un attimino anche chiaro rispetto alle sollecitazioni che il consigliere di Capo ha sollevato, nel senso che ha parlato all'inizio del suo intervento che non c'è mancato coinvolgimento da parte dei consiglieri di minoranza, anche a quelle che possono essere comunque le scelte legate al bilancio comunale, però noi dobbiamo essere anche chiari, ci sono le registrazioni, vabbè, ma non è un problema, comunque ci sono le registrazioni, quindi possiamo tranquillamente poi prendere i soldi di quello che viene registrato, cioè noi dobbiamo smettere con questa storia del mandato coinvolgimento, perché noi abbiamo messo in campo da un anno e mezzo a questa parte tutta una serie di dimensioni nel quale attivare la partecipazione, nel quale attivare la discussione, nel quale attivare il coinvolgimento, e mi risulta che negli ultimi due occasioni di confronto e di discussione sia della commissione bilancio e sia della conferenza dei capigruppo
consigliere Di Capua non è mancato, il consigliere Di Capua ha disertato le sedute, quindi anche su questo aspetto qua bisogna già visti se c'è una reale volontà di dialogo, cosa che io ho anche sottolineato all'interno di una nota che io ho protocollato personalmente, oppure se solo la volontà di venire in consiglio comunale e quindi propinare delle intenzioni per poi comunque non mantenerle, non realizzarle, non tenere fede nei momenti in cui c'è la votazione in cui voler fare, voler attivare il confronto e voler attivare la discussione. Non mi dilungo troppo perché non mi voglio deviare anche rispetto comunque alla complessità, rispetto alla lunghezza di avuto questa descrizione per l'approvazione del bilancio. Io penso che all'interno del bilancio e nel bilancio ci sono contenute quelle che sono quelle linee programmatiche che questa amministrazione ha approvato nei primi consigli comunali e soprattutto direi fino a quello che è il programma elettorale che questa amministrazione ha sottoposto alla popolazione ricevendo un ampio consenso elettorale. Non pretendiamo certamente che la minoranza voti a favore di questo bilancio, perché probabilmente non ne condivide probabilmente quelle che sono poi le linee programmatiche all'interno dello stesso bilancio. Quello di cui io voglio sottolineare, quello di cui sono stranamente orgoglioso, è che questo è un bilancio che è frutto comunque di un sacrificio da parte di tutti gli uffici, è frutto di una capacità di prospettiva da parte di tutti gli amministratori ed è frutto di una capacità di coinvolgimento e di collaborazione di tanti uomini e donne che si sacrificano per il bene di Agerola, che danno un supporto all'attività amministrativa quotidianamente e tendono comunque a mettere in campo tutta una serie di azioni che ci permettono di tagliare traguardi ambiziosi, avendo comunque in mente l'idea che Agerola nel cuore significa che Agerola è impressa comunque nei sacrifici, è impressa nell'attività propulsiva che questa amministrazione vuole mettere in campo e che è tesa comunque a realizzare interessanti comunque prospettive sempre migliori per il bene di tutta la comunità. Quindi concluso questa considerazione, io passo direttamente alla votazione e chiedo comunque consiglieri comunali chi è favorevole, 9 voti a favore, chi si astiene, 4 astenuti. Per l'immediata accessibilità tutti favorevoli. Dichiaro conclusa la seduta alle ore 20:30 e buona serata.